Propositi per il nuovo anno e per il futuro biennio, io ne ho in particolare due. Uno è il miglioramento e l'ampliamento del porto di Vibo Marina, che dovrà in tutti i modi possibili e immaginabili essere migliorato dal punto di vista della ricettività sia turistica che imprenditoriale. E il secondo è un obiettivo che è sfumato per pochissimi in legge di bilancio, però lavorerò affinché venga portato a termine, che non è solo per Vibo, ma va su scala nazionale. Che è l'introduzione di un sistema di premialità per i comuni virtuosi o quantomeno quei comuni che diventeranno virtuosi, una cosa che è davvero sfumata per poco. Senza attenzione a aumentare le tasse, tutti quei comuni che riusciranno ad aumentare la raccolta dei tributi locali senza aumentare le tasse, il semplice far pagare chi non paga, avranno addirittura un premio ogni anno da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze per un quinquennio intero. Per un triennio, scusatemi, intero. Questa era l'idea che era praticamente fatta, c'è stato solo un paio di passaggi burocratici che sono saltati, ma è una cosa che a brevissimo termine riusciremo a portare in porto e sicuramente sarà una svolta perché dà ai comuni, dagli enti locali un sistema anche quasi imprenditoriale. Quindi se lavori bene prendi anche un premio. Secondo me questo darà un grosso risultato perché poi i comuni che sono in salute dal punto di vista economico, riescono a gestire meglio i servizi essenziali per i cittadini. Altro termine importante che ho è quello di completare in maniera definitiva il lavoro fatto sui lavoratori socialmente utili, aumentando il contributo per quelli che sono stati stabilizzati a sole 18 ore, che ci rendiamo conto che è uno stipendio davvero basso, ma ad oggi era importante farli assumere a tempo indeterminato. Ora lavoreremo per aumentare il contributo economico. Per quello che mi riguarda sono abbastanza soddisfatto, non completamente perché mi rendo conto che la percezione che si dà all'esterno è sempre relativamente poco quello che si fa, perché Vibo e il vibonese in generale non parte da zero, parte da meno 10. Quindi prima di far percepire qualcosa a qualcuno, devi portarla a zero. E oggi stiamo lavorando semplicemente per portarla a zero. In qualche modo, in qualche posto, in qualche ente ci siamo anche riusciti. Ora l'abbiamo portata a zero. Da adesso in poi spero si riescano a vedere i risultati perché passiamo da zero a più uno, più due e così via. L'obiettivo per le elezioni regionali è creare una grande coalizione con le forze civiche e politiche che hanno voglia di rinnovarsi, vincere e andare a gestire la regione peggio messa d'Italia, che riceverà risorse economiche straordinarie dal Recovery Fund, circa 5 miliardi e 2, che in nessun modo i calabresi devono lasciar gestire a chi ha gestito l'ultima tornata elettorale con, direi, risultati alquanto dannosi. Quindi l'obiettivo è vincere. Vincere alle condizioni di rinnovamento. Le condizioni devono essere il rinnovamento, un cambio drastico da chi interpreta la politica in vecchio stile. E non parlo dal punto di vista anagrafico, il vecchio stile politico di voti clientelari, di voti basati su amicizie, su parentele, questo deve sparire dalla concezione della politica. La gente ti deve votare perché crede in un progetto e crede in un programma. Un tavolo di cui si discute poco. Perché mi rendo conto che agli onori della cronaca viaggia più facilmente il tavolo dove si decide il candidato presidente e l'altro tavolo, secondo me, il più importante al quale io non partecipo, che è quello del programma. E quello è il più importante. Voi sapete che il Movimento 5 Stelle del programma ne ha fatto un faro, ne ha fatto una Bibbia. Il Movimento 5 Stelle si farà forza di un programma, magari e possibilmente condiviso, su punti come infrastrutture, ambiente, precariato, azzeramento dei privilegi della classe politica, l'azzeramento dei privilegi della classe politica, come già fatto a livello nazionale. E su questi punti si farà partire un programma degno di nota. L'agricoltura, dopodiché firmeremo un contratto di governo pubblico con chi ci vuole stare. Chi ci vuole stare dirà, firmerà di non essere massone, ma iscritto a massonerie varie, a logge o quant'altro, chi vuole essere fra i candidati. Il limite dei due mandati, retroattivi, e dopodiché fai la coalizione col Movimento 5 Stelle.
Però se la fai con queste basi qua, sei tranquillo che la gente ti premia e vinci, sei vincente, perché dai un senso di rinnovamento. Una battuta al volo, quindi arriveranno risorse straordinarie per il comune di Vibo Valentia per evitare il secondo dissesto, o meglio aiutare a evitare il secondo dissesto. Arriveranno risorse per il comune di Vibo Valentia, questo è un punto. Straordinarie per evitare un secondo dissesto, questo non me la sento di darla come risposta perché ancora ad oggi non si sa la cifra precisa del debito del comune di Vibo. Quindi per sapere se si evita o meno il secondo dissesto dobbiamo prima aspettare di sapere la cifra precisa e quindi poi ci regoliamo di conseguenza.